intanto sono contentissima che vi sia piaciuta la live di ieri. Abbiamo passato un'ora in compagnia ed è stato bellissimo, quindi sono riuscita a raccontarvi un po' del matrimonio, delle mie emozioni, ma è veramente difficile per me esternare tutto. Comunque, questo è il mio primo video, perché se ieri era la mia prima live da sposata, questo è il mio primo video da sposata, il primo video che io monterò dopo da sposata, ed è un'emozione pazzesca. Allora, qui c'è la Fede, che porto sempre vicino all'anello di fidanzamento, mi piace molto, e basta, insomma. Quindi, se volete sapere alcune chicche così di come mi sentivo eccetera, andate a vedere la live di ieri. Ma oggi è appunto mi perdo sempre. Durante la live mi avete chiesto in tantissime di fare il make up tutorial del trucco che avevo quel giorno, quindi il giorno del mio matrimonio, e quindi oggi farò proprio questo. Ho pronta qui sia la coroncina che avevo quando mi sono sposata, appunto, che strano dire così, che il velo e i guanti eccetera eccetera eccetera. Naturalmente lo ripeto anche qua perché mi viene chiesto costantemente. Voi vedrete il video completo del matrimonio, dall'inizio della cerimonia fino alla fine del ristorante, vedrete tutto 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 tutto, ma ci vorrà un po' perché io possa modificare quel video, perché è molto molto lungo. E poi volevo farvi vedere sempre quel video anche le foto che ha fatto la fotografa, il book eccetera, però c'è da aspettare un po' per queste cose, quindi non sono ancora pronte le foto, nemmeno io le ho viste praticamente, se non quelle che facevano gli invitati dai cellulari eccetera, nemmeno io ho visto ancora le nostre foto, quindi abbiate un po' di pazienza, ma vedrete tutto. Bando alle ciance, mettiamoci questa coroncina che io tanto amo e iniziamo con il make up tutorial. Primer, allora, ero così indecisa con i primer, è stato così difficile perché ho diversi primer che amo, però alcuni sono un po' più indicati quando la mia pelle è normale, alcuni sono un po' più indicati quando fa caldo e la mia pelle diventa grassa, lucida. Quindi io, nell'indecisione più totale, adesso mettetevi a ridere, io ne ho usati tre diversi praticamente, adesso vi faccio vedere. La prima cosa che ho utilizzato, questo è un salvavita, questo è il The Professional License to Blot di Benefit, ha un nome lungo un po' complicato ma è pazzesco. Io l'ho steso soltanto sulla zona T, è tipo uno stick che previene l'effetto lucido, quindi l'ho steso anche all'inizio delle guance, che è un posto che mi diventa sempre super super lucido, e poi anche su tutto il naso e un po' sul mento. Poi ho preso un altro primer, questo è il Matte Rescue, sempre di Benefit, è della stessa linea ed è tipo un gel opacizzante, e l'ho steso su tutto l'ho steso soltanto sopra a dove ho steso lo stick prima. E quel giorno ero talmente emozionata che non sapevo nemmeno cosa stessi facendo, quindi è già tanto che non mi sono dimenticata niente, nessuno step. E poi ho preso il terzo primer, questo invece è di Urban Decay ed è il Urban Defense Complexion Primer. Questo è ottimo per far durare il trucco fino a sera, ma non è particolarmente studiato per le pelli miste, è un semplicissimo primer che protegge dagli agenti esterni, e questo l'ho steso sopra praticamente più all'esterno del viso e giù verso il collo e poi ai lati della fronte, praticamente sul viso dove non avevamo steso gli altri primer. Non so perché sto parlando in plurale. Poi arriviamo al fondotinta, anche qui non mi sono contentata di uno, in realtà ne ho usati due. Questo è il Born This Way di Too Faced, lo conoscete, tonalità porcellana, e poi ho messo tre quarti di questo, un quarto di questo, giusto una gocciolina, perché questo è un pelino troppo chiaro per la mia carnagione in questo momento, e quindi ho aggiunto una gocciolina di Infallible Sculpt. Ho applicato il tutto come al solito con la mia mitica Beauty Blender. Correttore, ho usato il Full Cover di Make Up For Ever, in realtà volevo usare l'Ultra HD che è un attimino più naturale, ma è troppo chiaro per me, l'unica tonalità che ho è veramente troppo chiara per la mia abbronzatura, perché io in questo momento sono abbronzata, badate bene, e quindi ho scelto il Full Cover che invece è un pelino più scuro, e l'ho steso sotto agli occhi, come sempre insomma, quindi con una forma triangolare, poi mento e fronte. Cipria, potete già immaginare, sono super affezionata a questa cipria, non mi abbandona mai, ed ho usato la Make Up For Ever Ultra HD. Per fortuna ho visto le foto fatte con il flash, che sono comunque poche, solo quelle a fine serata, ma non si vede la cipria. Ero un po' preoccupata perché sapete che questa cipria a volte, se
si viene fotografati con il flash, a volte si può vedere, ma io l'ho messa, l'ho stesa bene, non messa poca, e quindi per fortuna non è successo, perché tutti conoscono la foto famosissima di Nicole Kidman in cui si vede che ha 10 kg di cipria. Poi contouring, e noterete che comunque ho usato prodotti che uso molto molto spesso nella mia routine quotidiana, eccetera. Perché? Perché come vi dicevo, non volevo cambiare il mio modo di essere, per questo che non mi sono affidata a una makeup artist. Avevo paura che cambiasse il mio aspetto, non so come spiegarlo. A volte le spose, quando arriva quel giorno, sono una persona, poi quel giorno, grazie a tutto il trucco eccetera fatto da una persona che comunque non le conosce, cambiano un po', e io non volevo che succedesse questo, quindi ho usato apposta prodotti che comunque uso quasi quotidianamente, con qualche sprint in più nel caso dei primer, ma ho voluto comunque usare prodotti che uso sempre, con cui mi trovo bene, che fanno parte della mia routine quotidiana. Quindi ho utilizzato la colla di Benefit per il contouring, sempre con lo stesso pennellone a ventaglio. Mi sono truccata il giorno del matrimonio, mi sono truccata con la parrucchiera che mi faceva la piega, poi è arrivato Goran per far stare su tutta l'impalcatura, tra virgolette, che io non ho potuto replicare oggi, anche se mi sarebbe piaciuto, ma ovviamente su Instagram vedete molte più foto del matrimonio, eccetera, quindi se volete andare a vedere la pettinatura, però è stato fantastico, perché io in 10 minuti mi sono truccata da sola mentre mi facevano i capelli, e quindi avevo già le idee ben chiare sul tipo di trucco che volevo fare, eccetera, quindi è stato facile. Blush, anche per il blush ho voluto usare un prodotto che amo, che uso quotidianamente, e questo è il California di Benefit, è tipo un corallo pesca. Sono andata molto leggera con il blush, non volevo esagerare, non volevo essere troppo truccata, anche se probabilmente una persona che non si trucca abitualmente questo sembra tanto trucco, ma in realtà per me non lo è. E poi passiamo agli occhi. La base che ho usato è la Stay Don't Stray di Benefit. Mi sono sempre trovata bene con questa base, è leggera, non si sente addosso, fa quello che deve fare, cioè fissa l'ombretto, ed è anche di un colore non troppo chiaro, perché altre basi che avevo erano un pelino troppo chiare, perché ripeto, perché mi piace vantarmene, ma io sono abbronzata in questo momento, anche se sono tipo mozzarella comunque, però sono abbronzata, e quindi ho steso questo primer che è appunto un color carne molto naturale e opaco. Non volevo, che faccio quando mi trucco, non volevo un primer perlato lucido, perché mi avrebbe poi cambiato tutti gli ombretti che ci ho messo sopra. Me la stavo quasi dimenticando, ma intanto sulle labbra ho steso la Lip Insurance Original di Too Faced, che aiuta un sacco a far durare il rossetto, soprattutto quelli opachi. Dopodiché sono passata agli ombretti, ho utilizzato solo una palette di ombretti con 3 o 4 colori, e questa è la, non nel senso che la palette ha 4 colori, nel senso che io ho usato 4 colori nel mio trucco, e questa è la Natural Matte di Too Faced. Ho iniziato con Heaven, che è il colore più chiaro, è tipo un beigeolino, e l'ho steso su tutta la palpebra mobile e fissa. Poi ho preso Cashmere Cookie, che è tipo questo marrone rossastro, con quest'altro marrone invece più chiaro e più spento, e li ho stesi, li ho tipo mescolati assieme, quindi ho preso prima un colore poi l'altro sul pennello, e poi sono andata a stendere il colore nella piega. Poi, siccome così è troppo chiaro, troppo piatto, sono andata a prendere con un altro pennello questo colore più scuro, si chiama Sexpresso, e l'ho steso all'interno della piega senza salire troppo. Poi con il pennello che ho usato prima vado a prelevare sempre gli stessi colori, il rosso, marroncino rosso e marroncino chiaro, e vado a stendere il colore sulla palpebra. Sono stata attenta, devo stare attenta a sfumare tutto quanto bene, quindi che non ci siano tipo gradini di colore, un po' più chiaro, un po' più scuro e poi di nuovo un po' più chiaro. L'importante è che sia tutto amalgamato per bene. Ok, a questo punto sono andata a prelevare con il pencil brush i 3 colori che abbiamo usato, quindi marrone rossastro e sono andata prima ad utilizzare marrone rossastro con tipo questo grigio, che è quasi un marrone grigio,
e ho steso questi due colori assieme sulla rima inferiore. Poi, sempre con il pencil brush, sono poi andata ad utilizzare Sexpresso, quello più scuro. E l'ho steso sotto, ma solo vicino la linea delle ciglia. Dopodiché sono andata a prendere il pennello da sfumatura ed ho sfumato per bene il tutto. Poi ho preso la Makeup Forever, questa è la matita Acqua XL, sono quelle super waterproof, nonostante sapevo, perché quella giornata stava già accadendo quando io mi stavo facendo il trucco, quindi mi sono resa conto che comunque ero molto emozionata, ma io tipo lo sento tutto, l'emozione, il nervosismo eccetera, la sento tutta nello stomaco, quindi sapevo che non avrei pianto, non so come, ma non me lo chiedete, ma sapevo che non avrei pianto. Ho usato comunque la matita waterproof, ma poi vedrete, non ho usato un mascara waterproof perché appunto non so se succede solo a me, ma io quando sono molto emozionata sto male con lo stomaco e non riesco a piangere, ma tipo non riesco a parlare, più che piano, non riesco a parlare, ho la gola bloccata, non riesco a fiatare ed ho lo stomaco completamente sotto sopra, infatti mi costringevano le mie amiche a mangiare confetti e pezzetti di biscotto e bicchieri di Coca-Cola prima di andare in chiesa, perché altrimenti non avrei mangiato nulla. L'ho stesa anche nella rima interna, quindi vado ad applicarla. Stanno lacrimando gli occhi. Ok, non so se per la matita o per l'emozione. Dopodiché vado a prendere il mascara. Vi ho detto che non ho utilizzato mascara waterproof, ma ho usato il mio solito Better Than Sex. Naturalmente lo stendo solo sulle ciglia inferiori perché sopra ho l'extension, quindi lo sapete, non ho bisogno. Ok, dopodiché sono passata alle sopracciglia, naturalmente ho utilizzato la matita di Diego Della Palma, quella che uso sempre, ma è la mia matita per sopracciglia preferita, assieme a quelle della linea Brow di Benefit, e vado a riempirle. Prima, come sempre, formo una linea sotto il sopracciglio, appena sotto, e dopodiché faccio la stessa cosa sopra. Pettinate verso l'alto all'inizio, poi in giù verso l'esterno. E non credo di averle nemmeno fissate con la cera per sopracciglia, con un fissatore per sopracciglia in quel giorno, perché mi sono dimenticata, puramente, non era calcolato, che poi comunque ho fissato il tutto con lo spray, però mi sono dimenticata di metterlo. Dopodiché sono passata alle labbra e in realtà poi, dopo aver finito il trucco, ho fatto altre mille cose, mi hanno finito la pettinatura eccetera, poi proprio all'ultimo secondo sono andata a stendere il rossetto perché era importante che il rossetto fosse perfetto quando arrivavo su, e questo è l'Extreme Matte di Mesao da Milano, il colore è il numero 101 Pavlova. Amo questo prodotto, amo il colore e amo la tenuta di questo rossetto. Poi, non so perché, ma non ho steso la matita, non ho fatto il contorno con la matita, non so perché, ma
non è stato necessario, sinceramente. Non ho praticamente nemmeno ritoccato il rossetto ed è rimasto perfetto fino a sera. L'unica cosa che manca a questo punto, ed è quello che ho utilizzato naturalmente anche quel giorno, è l'Urban Decay The Sleek Makeup Setting Spray o Spray Oil Control. Questo è un spray fissante per il trucco, ma ha anche un ingrediente che controlla l'olio, eccetera, per le pelli miste, grasse, insomma. Quindi la mia paura più grande era quella di essere lucida durante la giornata e poi sembrare tipo un semaforo in tutte le foto del matrimonio. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono, oltre ad aver preso tutte le precauzioni con i primer, con lo spray antilucido, mi sono portata dietro anche le salviettine assorbisebo, che sono indispensabili. Ok, è fantastico, io mi spruzzerei a litri di questo. Quindi questo è proprio tutto per il trucco del mio matrimonio. È stato, appunto, ma vi parlerò in un altro video di tutte le emozioni, già vi ho parlato nella live, ma quando farò il video dedicato al matrimonio, prima ci sarà un intro in cui vi racconterò tutto. Quindi questo è il trucco in sé, a me è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuto rivedermi nelle foto, quelle che ho viste fino ad ora almeno, insomma mi sono trovata molto bene con la base, con il rossetto, mi sono trovata bene con tutto. Se avessi pianto, ovviamente il mascara non avrebbe retto, ma quindi appunto se state guardando questo video per rifare anche voi un trucco da sposa, io vi consiglio di usare non solo una matita waterproof, ma assolutamente e soprattutto anche un mascara. In realtà però appunto io ho fatto così, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio di nuovo perché io mi dimentico, ma apprezzo un sacco, vi ringrazio tanto per tutti i commenti di auguri, le congratulazioni per il nostro matrimonio, perché sono stati davvero tantissimi, tutti i like che ci avete messo su Instagram eccetera, io sono veramente rimasta, non mi aspettavo così tanto affetto e ci ha riempito il cuore. Quindi vi ringrazio tanto tanto tanto, vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!